Esiste un pezzo di Valle d'Aosta anche nel centro dell'Africa, in Tanzania, Ambeia, capoluogo della provincia omonima che come la città di Aosta è circondata dai monti. Lì opera Albina di Sharma Gabe, quarta di otto figli, in una delle tribù più conservatrici del suo paese, dove studiando, grazie al supporto delle suore dell'Immacolata, è riuscita a sottrarsi al futuro di sposa bambina, diplomandosi nel 2002. Albina, con il supporto economico di Emilio Grivon, pensionato di Shambhav, ha creato e dirige una scuola collegio che oggi ospita 500 ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. A supportare la Magabe Secondary School ci sono anche gli enti pubblici valdostani. Infatti, nel 2011 la regione, nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo previsti dalla legge regionale numero 6 del 2007, aveva completato la realizzazione della cucina e della mensa della scuola. Mentre nel 2014 è stato il Consiglio regionale della Valle d'Aosta con il premio internazionale La Donna dell'anno ad assegnare 5.000 euro ad Albina, che nella mattinata di mercoledì 23 agosto ha incontrato il presidente del Consiglio Valle Andrea. Per raccontargli come sono stati utilizzati questi fondi. Grazie, grazie. E come ho conosciuto, io sono Albina, eh, direttrice della scuola secondaria Magabe, Bea Tanzania. E la scuola sono, sono cresciuta tanto quando sono venuti qui nel 2014 per fare la donna della Ano, ero un po' ancora piccola. Adesso ho cresciuto, prima era 250 bambini, adesso ci sono 500 bambini da tutta Tanzania, che vengono da tutte le parti della Tanzania. Adesso è aumentato, allora siamo cresciuti così. Però non so come devi dire, però devi dire grazie a tutti, popolazione della Val d'Aosta anche regione con quella tutti che hanno fatto io volevo dire una cosa la secondaria la scuola tanzania magabe non era nostra sono cominciato perché regione è, è e popolazione del valle d'aosta che hanno fatto. La, questa scuola sono le scuole del valle d'aosta anche se regovano governo non ne conosce io volevo um, Annunciare quella scuola di, di Valle d'Aosta. È cominciato da contribuire poco a poco, adesso sono diventato tanto, però tutti quelli che hanno contribuito, e popolazione, tutti gente del Valle d'Aosta che hanno fatto. Eh sì. In Tanzania la Magabel Secondary School è considerata un modello di sviluppo culturale per tutto il Paese ed è stata premiata dal Ministero dell'Istruzione. Questo è il completamento del progetto che abbiamo, cioè nel momento in cui attiviamo la donna dell'anno noi stiamo chiedendo che questi premi possano avere poi un riscontro nei tempi successivi e in effetti già l'anno scorso come quest'anno noi invitiamo le persone che hanno avuto già un premio per poter spiegare come utilizzano questo, questi fondi che noi diamo. Il premio in sé è marginale se vogliamo, però credo che per loro è fondamentale perché è un po' una goccia nel mare ma serve per, per portare avanti i loro progetti. Io credo che senza volontariato, senza queste persone difficilmente si potrebbero attivare. Eh, azioni utili per quelle che sono le realtà che conosciamo nel mondo di difficoltà. Credo che la, la considerazione che Albina ci ha dato oggi sia di estrema importanza, forse non è una grande somma, ma ha servito per completare un progetto che eh, vedeva la costruzione di una scuola per bambini che hanno necessità. Quest'anno lei ritiene che sia importante attivare un progetto con altre associazioni che riguardano un un centro di assistenza e una farmacia, credo che sia importante che ci porti questo messaggio. Il prossimo passo è quello di dotare la Magave Secondary School di un poliambulatorio con farmacia. Io volevo chiedere um, per aiutare a fare um, eh, dispensario, per aiutare a per fare, perché adesso dove la scuola c'è, lontano per andare a ospitare per tenere questo 500 bambini e poi quando ha avuto malattie, ha avuto qualcosa un po' difficile per trovare medicina, per trovare aiuto no? allora um, piacerebbe chiedere per aiutare, mettere il dispensario, la farmacia vicino così non è fare un po' è problema per bambini, se può io sempre ancora chiedere per aiutare queste cose eh, dispensario, medicini, vicini, così perché loro la scuola, bambini domo, eh, collegio domo a scuola, allora magari la notte quando ha avuto qualcosa, un problema, e eh, sempre fanno di... ci sono 20-25 eh, km per andare a ospedare. ogni tanto un po' problema, anche Regovano ha detto, si sì, meglio fare, se può fare perché è difficile trovare e aiutare paramedica. Il centro missionario inizialmente ha conosciuto la realtà della Tanzania tramite Emilio Grivon, che da tanti anni si recava prima con le suore della consolata Iringa e poi eh, successivamente dove direttrice adesso è Albina. E, e quindi come compito, come ufficio del centro missionario di Ocesano è quello di seguire missionari nei teri, nei, nelle nazioni dove si recano per eh, un aiuto sia economico in questo senso come quello che sta svolgendo Emilio Grivon e sia anche nel nostro senso di evangelizzazione nei paesi frequentati dai missionari stessi.